Allora, ok. Buonasera a tutti, benvenuti. Benvenuti a questa rassegna con Legno Folk Fest. La festa dei popoli. Queste tre serate che vedranno la nostra, dico la nostra amata Sardegna. So che qui ci sono anche tanti emigrati provenienti dalla Sardegna e per queste tre serate, le prime tre serate, sarà proprio la cultura e le tradizioni sarde a dar vita a queste tre serate. Gruppo folclorico Proloco di Uta. Uta è una cittadina che sta nell'area metropolitana di Cagliari, circa 15 minuti dal capoluogo della regione. Un gruppo che nasce nel 1992 con il nome Città di Uta, ma anche poi col passare del tempo, rivedendo un pochino anche la propria attività, decide di dare una svolta e cambia anche nome, Gruppo Folclorico Proloco di Uta. Che altro dirvi? Iniziamo subito, abbiamo fatto un'introduzione musicale, passiamo subito col primo ballo. Il ballo, che ci tengo a dirlo, era un momento molto importante in tutte le comunità sarde, tanto è vero che il ballo tradizionale sardo era un elemento molto importante del patrimonio identitario e così è rimasto anche ai giorni nostri. È facile trovare nelle piazze in Sardegna, nei momenti di festa, tante persone che in piazza, in modo spontaneo, ballano il ballo sardo. E oggi vi daremo alcune dimostrazioni dei balli tipici della nostra isola. Inizieremo con su Passo Torrau. Passo Torrau è un ballo tipico del centro Sardegna, in modo più preciso di Mamoiada, ma è un ballo che poi col tempo si è diffuso in tutta la Sardegna. Su Passo Torrau. Thank you.
ed era questo il Surpasso Torrau, come dicevo, un ballo che nasce nel centro Sardegna, nella precisione a Mamoiada, ma poi si diffonde in tutta la Sardegna. Bene, spero che come inizio sia stato per voi piacevole, cerchiamo di proporre ancora dei balli, delle musiche, dei canti che appartengono al nostro repertorio tradizionale. Il ballo sardo, come dicevo, un qualcosa di molto importante in Sardegna, diventava un momento di aggregazione, di socializzazione, stimolava così la conoscenza di nuove persone, la nascita di nuove amicizie, ed è quello con cui, lo spirito con cui ancora oggi i gruppi folk portano avanti appunto questa idea, la voglia, la volontà di stimolare nuove amicizie. E ne approfitto per così citare un aforisma che mi viene ora in mente: l'amicizia ha due grandi elementi importanti. Il primo è quello che ci permette di incontrarci per le cose che abbiamo in comune, ma poi il secondo, quello più importante, è quello che ci permette di restare uniti nonostante tutte quelle cose per cui siamo diversi. Voglio ringraziare l'associazione interculturale, il presidente Pino Superbo, per questa opportunità che stasera ci offre. Quindi il primo grande applauso va ai nostri amici di Collegno e all'associazione interculturale Diversi ma Uguali. Grazie. Andiamo avanti con il nostro repertorio, adesso un intervento esclusivamente musicale con degli strumenti appartenenti alla tradizione sarda ma che hanno una storia di millenni. Susulittu de Ganna, il flauto di canna, uno strumento molto molto semplice, l'antenato del flauto dolce, ha una storia di circa 3.000 anni in Sardegna, accompagnato poi dal triangolo e dal tamburello. Con questa composizione, tre strumenti, susulittu, tamburello e triangolo, sovente venivano eseguiti i balli in piazza. Thank you.
Sì. E questa era, come dicevo, una delle composizioni strumentali che nel sud della Sardegna, in particolare nell'area del Campidano, venivano utilizzate per accompagnare i balli. In Sardegna gli strumenti musicali sono veramente numerosi. Fondamentalmente gli strumenti più antichi sono quelli realizzati con un materiale che facilmente troviamo in tutta l'isola, la canna di fiume. E con le canne venivano realizzati appunto susulittu, che è uno strumento che, come dicevo, ha circa 3.000 anni di storia, ma allo stesso tempo venivano realizzate degli strumenti più complessi che oggi purtroppo non abbiamo con noi, le laumendas. Le laumendas, forse molti di voi ne hanno sentito parlare, uno strumento tricalamo costituito da 3 canne, un basso continuo, una seconda canna che esegue l'accompagnamento e poi la canna più corta che esegue la melodia. Anche le laumendas hanno una storia millenaria, attestata la sua presenza in Sardegna da un bronzetto nuragico che appunto ha un'età di circa 3.000 anni. Altri strumenti realizzati con la semplice canna, ve ne voglio presentare uno in questo momento. Eccola qui, non so se riuscite a vederla, un semplice pezzo di canna che viene spaccato nel senso longitudinale. Originariamente questo attrezzo, lo definisco attrezzo perché di questo si tratta, veniva utilizzato in campagna dopo la semina e veniva dato ai ragazzini in modo tale che percuotendo producessero questo suono che spaventava gli uccelli e quindi faceva scappare gli uccelli, che così non mangiavano i semi appena messi nel campo. E al pari di altri strumenti, non tutti potevano avere il suonatore a disposizione in ogni momento, ma quello che c'era diventava qualcosa di utile per produrre musica. Manuel, vieni un attimo. Sto facendo una cosa improvvisata, Manuel non era preparato, ma io voglio che vi dia una dimostrazione del suono e di come veniva utilizzato questo semplice strumento. Ok, grazie Manuel. E quindi con questo strumento ancora oggi vengono accompagnati i balli. Ed è proprio un ballo che vi presentiamo adesso, su ballo campidanese, un ballo appartenente all'area sud della Sardegna. Su ballo campidanese. Thank you.
questa è da Suballu Campidanesu. Per dirla in maniera più precisa, Suballu Tundu Campidanesu. Ballu Tundu, ogni paese della Sardegna ha il suo Ballu Tundu, il ballo tondo. Una coreografia che così nasceva in modo spontaneo e siccome si descriveva semplicemente un cerchio, e questo cerchio a quanto pare ha delle origini legate a dei riti arcaici, quindi legate appunto ai cicli della luna, ai cicli dell'agricoltura e così via. Adesso passiamo a un altro intervento musicale, suoniamo una musica che veniva eseguita in un particolare momento, quando il comitato si riuniva per andare così a far richiesta di contributi per organizzare la festa su Valle Ferrere. Questo è un ballo che è tipico di Teti. Teti è un paese anche questo del centro Sardegna. In particolare vorrei sottolineare l'importanza di uno strumento, l'organetto diatonico. L'organetto diatonico arriva in Sardegna alla fine dell'Ottocento, quasi subito il suo arrivo in Italia. L'organetto, chiamato in origine accordion, nasce in Austria, però si diffonde subito nel nord Europa, Francia, Austria, Germania, quindi intorno al 1830. In Italia si diffonde nel 1860 e i giovani sardi, dopo l'unità d'Italia, costretti dalla leva obbligatoria a varcare il mare, a varcare il Mediterraneo, ebbero così l'opportunità, la fortuna, se vogliamo, di confrontarsi con giovani provenienti da altre zone d'Italia e vennero così a contatto anche con questo strumento, conobbero questo strumento che, individuato subito per le sue caratteristiche che si prestavano in maniera molto molto interessante alle melodie dei balli tradizionali sardi, immediatamente trovò una grande diffusione e forse oggi lo strumento al pari delle launeldas più utilizzato in Sardegna. Il nostro musicista Marco Bande, ormai da alcuni anni così in attività, lui mi rimprovera sempre quando io dico questa frase, lo dicevo anni fa quando stava iniziando, è un ragazzo veramente dotato di grande estro, molto molto bravo, Marco Bande. Thank you.
musica era su Ballo e Ferre, il ballo delle offerte. Marco Bandi all'organetto e poi un applauso meritatissimo anche per la voce, Matteo Pinas. Grazie. Adesso siamo quasi a... Hai terminato prima. Sì, eccoci. Siamo quasi arrivati a conclusione della nostra esibizione. Proporremo adesso un altro ballo, Suballito, un ballo che ha origine in Barbagia, centro Sardegna. Anche questo, al pari di tanti altri balli, si è diffuso poi in tutta la Sardegna, diventando forse il ballo più ballato nelle piazze della Sardegna. Anche su questo ballo Matteo intonerà alcuni versi, alcuni anche così a carattere... Sparisco, eccomi qua. Dicevo, Matteo intonerà alcuni versi sull'accompagnamento musicale del ballo, alcuni anche a carattere goliardico, alcuni con dei messaggi un pochino, diciamo, spinti. Suballito. Thank you.
questo suballito. Ci tengo a precisare che stasera è stato così un piccolo assaggio di quello che è il nostro patrimonio culturale tradizionale. Domani cercheremo di proporre qualcosa di un pochino più ampio. Siamo arrivati alla conclusione, chiudiamo con un canto di saluto, Sovrallallera. Sovrallallera è un canto a stornelli, stornelli improvvisati, quindi poesia estemporanea. Il poeta, il cantante, pensa al momento, qual è il tema sul quale costruire il suo stornello e lo fa in rima. Quindi un applauso ancora a Matteo. Ma ci tengo anche a far ricevere un applauso a tutti i ballerini che, vedetemi, in questo periodo, con questo caldo, indossare questi costumi, questi abiti, non è la cosa più bella sicuramente. Ma il mio applauso lo voglio rivolgere a tutti voi che così ci avete trasmesso tanto calore, è stato veramente piacevole essere qui questa sera, aprire questo evento, questo festival, queste tre serate e avervi in nostra compagnia. Grazie ancora. Un ringraziamento, un ultimo applauso, il più grande applauso vorrei essere rivolto agli amici di Collegno, all'associazione culturale che ha organizzato questo evento, a Pino e a tutti i componenti dell'associazione. Grazie. Trallallera. Prima di chiudere, io volevo fare un grande applauso a chi ha presentato questa serata, un istrumentista del gruppo di Utah, presentatore Massimo Carnevale. E non dimentichiamoci che, scusate, facciamo un grande applauso ai tecnici del service, Andrea, Claudio, il service, se non sbaglio, Valle d'Aosta, giusto, 1900... non ricordo bene. Comunque facciamo un grande applauso ai ragazzi del service che ci hanno permesso questa sera di farvi compagnia. E se avete sentito bene, è grazie a loro. Tra la lera, la lera, la lera, la lera, la lera.
domani. Grazie.